Ciao ragazze, allora in questo video volevo mostrarvi innanzitutto i pennarelli indelebili che utilizzo per decorare le mie creazioni, perché avevo fatto un video nel precedente canale, però non li ho caricati tutti i video e quindi il video dove ne parlavo l'ho cancellato e per questo ve li rimostro una seconda volta. Allora, i pennarelli che uso sono questi qua. Sono della DecoColor. Io utilizzo questi tre colori perché ci devo fare solamente le faccine kawaii alle creazioni. E praticamente funzionano come un'iposca, hanno una pallina all'interno, poi hanno una cannuccetta di plastica dove scorre il colore e per far scendere il colore bisogna premere la punta su un tavolo in questo modo. E io vi sconsiglio di tenerli inclinati, cioè né così né così, ma tenerli in un portapenne con la punta rialzata, perché mi è successo che lasciandoli così dopo averli utilizzati è uscito tutto il colore. E non proprio tutto, però comunque è stata una cosa abbastanza antipatica, quindi vi consiglio di tenerli in un portapenne dritti. Poi, e ovviamente questi io li applico sulla creazione una volta cotta. Prima ci metto la vernice lucidante, poi coloro con il pennarello indelebile e poi ci ripasso un altro strato di vernice lucidante. Allora, poi ieri ho comprato il Fimo, questo qui verde tropicale, che è il numero 53, è questo bellissimo verde che l'ho preso perché sinceramente di stare a mischiare molto giallo con il blu per ottenerlo mi dava molto fastidio e quindi per comodità l'ho preso. E poi ho preso il Fimo Effect, quello che rimane trasparente, è il numero 14. Allora ragazze, attenzione quando lo comprate perché può essere scambiato facilmente o per il Fimo bianco naturale, cioè bianco, oppure per il Fimo con i brillantini che sinceramente non si vede bene, oppure anche può essere scambiato per questo. Però se vedete, allora questo dà un po' sul verdino e poi comunque lo capite, basta che ci mettete la mano e diventa un po' fosforescente, non so se si riesce a vedere. E questo qui con i brillantini basta che l'ho girato alla luce e tra questo e questo dà un po' più sul giallo. Poi ovviamente questo è scritto Effect e questo normale, però ragazze guardate bene il codice perché magari le commesse le mettono alla rinfusa nel negozio e magari si scambiano e poi alla fine comprate una cosa che alla fine non vi serve. L'ho preso questo che rimane effetto trasparente perché mischiandolo con altri colori rende quei colori trasparenti e quindi secondo me è molto comodo. Poi leviamo il Fimo, ho preso le perline che stavano già scivolando giù dal tavolo. Ho preso queste qui, le ho pagate 2,80 €, sono 60 perle da 8 mm e le ho prese di questo colore che è diciamo un color perla nero. Sì, proprio il colore delle perle nere penso che sia questo. Poi ho preso queste qui, le ho pagate 1,20 €, sono 36 perle e sono rosa, della stessa dimensione, quindi sempre diametro di 8 mm, e poi le ho prese anche bianche, sempre da 8 mm. E in più avevo anche queste piccole da 6 mm, quindi magari cercherò di fare delle composizioni. La differenza non so se si nota, però è tantissima da 8 mm a 6 mm, anche se sono solo 2 mm di differenza, si vede tantissimo. Queste sono molto più piccole rispetto a queste qui. Nulla, le ho volute prendere per provare a decorare le creazioni anche con queste perline. Poi ho ripreso la catenina per fare i bracciali o anche le collane, che sono 2 metri, e l'ho pagata 4 €, e senza nickel ovviamente. E poi ho preso le basette per fare gli anelli, che sono queste qui, che io veramente le ho viste di molti tipi. Ho visto certe che avevano il bordo rialzato, ma penso che siano più adatte per le creazioni che vanno diciamo incastonate dentro, quindi creazioni o triangolari o circolari o quadrate. Poi ho visto quelle che avevano tanti buchini, ma quelle sono adatte per le creazioni fatte con le perline. E poi ho visto queste qui che le ho pagate, pensate, secondo me pochissimo, 60 centesimi l'uno, e sono regolabili dietro, hanno questo meccanismo come tutti gli anelli regolabili, e poi la basetta è completamente liscia. Io praticamente ci metto l'attac e poi ci applico sopra la creazione. Vi faccio vedere una creazione che ho già fatto in questo modo.
ho fatto una rosellina rosa con tutti i glitter, spero che si veda, metti a fuoco, brava. E ci ho messo tutta l'attack, poi ci ho tenuto questo premuto tipo un minuto così, poi l'ho levato e praticamente non si stacca più perché super attack, vai tranquillo insomma. E nulla, adesso vi lascio con un video che ho voluto fare, diciamo un video autoironico, su quello che mi è successo ieri nei due negozi di belle arti dove mi fornisco. E nulla, un bacione, ciao! Buongiorno cara, come va? Bene, grazie. Do uno sguardo al reparto del tuo. Sì, serviti pure. Questo ci sta. Non mi serve. Eccoli, questi due. Prendo questi due. Ok, va benissimo. Alla prossima, ciao. Fatto subito. Ma entra pure lì, che questa io non la sopporto. Ok. Buongiorno. Niente, questa manco ci vede. Si vede che siamo troppo basse. Vabbè, io mi metto a cercare le cose, tanto stando qua in basso mi dice sempre di cercarle da sola. Allora. Le monachelle. Ma ci stanno soltanto dorate. Ma mo io lo chiedo. Le monachelle soltanto queste qua. Cara, le argentate sono terminate perché sono quelle che vanno di più. Ah, ho capito che vanno più quelle argentate, ma ordina quelle dorate, cavolo. Scusi, sta per caso quando. Non so quando tornano, perché no. C'è bisogno che ci sia una grande richiesta, capito? Prima di effettuare un ordine, capito? Va bene. Le potevo prendere nell'altro negozio. Lo so, ma che ne so io? Vabbè. Mi servivano i gancini. Quelli per chiudere le cose. Scusi, i gancini per chiudere... Gancini intendi le chiusure, cara? Sì, le chiusure. Guarda, stanno là sotto, chinati pure. Grazie. China, mi sto per terra. Ma guarda questa, non è che salsa, no? No, devo andare a cercare io qua sotto. Oh, finalmente, eccole qui. Ma no, sono dorate anche queste. Scusi, le cercavi per caso argentate? Sono terminate. No, questa non c'è niente però, non c'è mai niente. Scusi, guardi, le ho trovate argentate. Ma solo questa dimensione. Sì, guarda, mi dispiace tantissimo, ma l'argentato va molto e quindi terminano più facilmente le cose argentate. Grazie. Oh, questa non capisce niente, cioè se vede che l'argentato va, fai più ordini, no? No, deve stare lì seduta sulla sedia. Noi ci dobbiamo buttare sotto i mobili per cercare le cose, poi non ci stanno manco perché non le ordina. Vabbè, sai che ti dico, ma io prendo questi cavolo di perline, almeno prendo qualcosa perché. Sì, ma prendo queste. E che devo fare? Non ci inizia niente. Vabbè. Prendo queste. Va bene, ok. Il Cernit ce l'ha? Sì, certo che ce l'abbiamo il Cernit. Dov'è? Lì? No, dall'altra parte. Abbiamo cambiato la nostra disposizione. Disposizione del negozio, tanto non c'è sta niente. Ma su 50 colori ne sono rimasti solo 6. A me serve il rosso, il colore più semplice non ce l'ho. Vabbè. Non ci sta. Che devo fare? Lo devo prendere. Non ci sta, che cosa prendo? Vabbè. Scusi. Sì, dimmi. Il Cernit quando torna? Non te lo so dire, cara, perché potrebbe essere un mese o due, bisogna fare un ordine speciale. L'ordine speciale, ma questa su eBay non è buona a comprare, cioè fa su eBay il giorno dopo gli arrivano. Vabbè, prendo. Va bene, sempre gentilissimo lei, Si figuri, arrivederci, alla prossima. Ecco, mi fa cascare pure le palle.